Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash, perché proprio ieri sono riuscito a trovare Pistolera in un roll per le uova dopo mezzanotte, ne faccio sempre due per prendere un uovo, e sono riuscito a droppare dopo ben tipo 4 mesi un nuovo eroe, e Pistolera, detta anche Pistoculera dal fatto che quando attaccate un villaggio e ce l'ha in difesa un poro del culo, sono riuscito a trovarla e ho deciso di andarla a potenziare qui insieme a voi in un video. Andiamo intanto a vedere, l'ho droppata con questo inutile talento tenacia, gli ho messo pelle coriacea perché così resiste un po' di più ed effettivamente secondo me come talento su Pistolera ci sta bene, in quanto deve sopravvivere e continuare a spawnare quegli ornitotteri, quei combattenti volanti come si chiamano. Detto questo, è a livello 181, quindi andrei subito a evolverla. Allora, dobbiamo usare per forza 20.000 frammenti, ritireremo 18 libri ed eccola qua, Pistolera evoluta, ragazzi, pazzesca. L'eroe che odio di più in questo gioco e che secondo me lo ha rovinato, perché veramente è diventata una rogna attaccare quando c'è questo eroe, è veramente l'eroe che odio di più probabilmente fino ad oggi, che è uscito l'aggiornamento dove è uscito un nuovo drago costosissimo, che vabbè, secondo me è stato fatto per rimediare a questo, ma in realtà non è un rimediare, lo fanno apposta, ho iniziato a capire. Crea un eroe impossibile e poi un eroe che lo counter altrettanto impossibile, così siamo obbligati a trovarlo. Però detto questo, direi di andargli a portare sui livelli. Logicamente dobbiamo portare sui livelli, quindi facciamo così. Ok, livello 80. Poi qui ancora uno. Preciso, preciso. Ok, sblocchiamo anche il livello 100. Poi facciamo così. Livello 120. Poi andiamo direttamente con questi. 140, 160, manca un po' di oro, ce lo andiamo subito a procurare qui in un raid, ovviamente non questo, neanche quest'altro, troppo poco, perfetto, questo qui, facciamo così, e mettiamo il ghiaccio, mettiamo anche l'immortalità. Aspettiamo che completino il raid, ok, 100%, ne serve ancora di oro, rifacciamo le magie, oh perfetto, questo qui è proprio perfetto, facciamo così, mettiamo l'immortalità, ok, 100%, e con questo raid possiamo andargli a sbloccare il livello 180. Allora, ecco qua, cioè livello 160 per il 180, ok, altri 108, ma ora servono 500.000 oro. Mettiamo qui, non ho rifatto le magie, quindi speriamo che si riescono ad avvicinare. Ok, lo togliamo. Perfetto questo qui. Mettiamo la velocità, il ghiaccio. Mettiamo anche l'immortalità. Facciamo 100. Poi rifacciamo le magie. Manca pochissimo oro. Oh, perfetto. Questo qui va bene. Peccato che sia morto il povero Cupido. Mi serviva per il buff. Stai lontano. No, maledetta Pistolera. Oh, va bene questo. Allora, dai. Facciamo così, mettiamo il ghiaccio. L'immortalità, dai, fate una bella skillatina, vai Mino, siamo tutti con te, perfetto. Ok, ci siamo, abbiamo abbastanza oro e quindi posso andare a potenziare oltre il 180 qui. Perfetto, ora non ho più i libri verdi, ma me ne sono tenuto uno viola. Ah no, dobbiamo fare 185, è vero, evo 2. Quindi continuiamo, guadagna exp. Allora, livello 185, facciamo così. Poi andiamo a evolvere con 60k frammenti. Evo 2, riprendiamo un libro ed eccola qui, Evo 2. Adesso facciamo così, livello 100, 120, 140, ok, 1 milione e ce l'andiamo a prendere ovviamente. Guardate, resuscito anche Cupido perché mi serve, facciamo prima. Siamo prossimo. Oh, questo va benissimo, allora questo qui, se a meno che non ha Pistolera ma non ce l'ha. Ci prendiamo 93 e usciamo, un bel 1.300.000. Ok, ci impolpiamo anche questi, così. Ottimo anche questo raid qui, mettiamo turbo, immortalità, ghiaccio, mi è scappato Michael.
Perfetto, 100%. 1.800.000 direi che va più che bene. Più che bene. Quindi facciamo così. Mettiamo il ghiaccio. Perfetto. Ok, siamo a 6. Direi che possiamo quindi continuare a potenziare pistolera. Vai. Guadagna exp. 33, livello 160. Potenzia. Gli andiamo a dare gli ultimi libri perché adesso per continuarla a potenziare useremo. Adesso a che livello sta? Livello 164, useremo le innumerevoli ondate che ho messo da parte da quando non droppo più un nuovo eroe, cioè da maggio, e che quindi sono tipo 280 carte, e andremo a usare queste. Sarà sicuramente un po' palloso, però riuscirò così a portare su questo eroe. Vediamo a che livello sta, non vorrei già aver sfallato, non ho idea. No, 160, 168, comunque deve arrivare a 80, quindi ce ne mancano un po'. 174, mancano ancora diverse. Ci vorrà un bel po' a spendere tutte queste carte. Almeno un centinaio di carte ce le potrei usare tranquillamente sopra. Ne ho usate solamente 30 fino ad adesso. Manca poco più di 1.000.000 per raggiungere il livello 180. Quindi vediamo di non sprecarli troppo. Quindi un altro. Ok, ci siamo sicuramente, possiamo andare a sbloccare il livello 180, potenziamo, allora arrivo a 23 così, possiamo portarla tranquillamente almeno a 8, va benissimo, a 8 ci sta, poi possiamo andarli a continuare a portare su fin quando ovviamente possiamo, è finito il mana qui, l'elisir, continuo a dargli carte, livello 180, ne ho 234, direi che sui, vediamo un po', ne uso a 200, vedo a che livello sta. Quando arrivo a 200 carte, allora vediamo un po' a che livello sta. 187, direi di portarla almeno a 190 e poi la finisco a portare su con le normali dungeon e ondate che vengono su con il tempo. Quindi altre 13 carte da dargli, diciamo almeno. Secondo me ci servono. Ok, rimangono 180 carte. Andiamo a vedere a che livello sta. 189, praticamente 190. Gli vado a dare l'ultimo. Così siamo arrivati a 190. Quasi sicuramente no, con solo 141k. Mentre così sì. Va bene, quindi 190. Skill 8, seconda evoluzione. Li posso continuare a portare su. Ok, sono finiti, quindi proprio il massimo per adesso a cui posso portarla su. E niente, che cosa altro di. Anzi, no, che cosa niente. Piantagrane, allora, qui che cosa possiamo fare? Otteniamo l'equipaggiamento. Però non ho le pietre, mi ricordo, ne ho pochissime effettivamente e non ho più libri, logicamente, quindi dovrò farmi altri libri per potergli sbloccare le caratteristiche, va bene. Per concludere direi 300 gemme, due roll singoli, vediamo un po', niente, non c'è uscito, ci prendiamo un altro uovo perché devo mettere, anzi, 600, mettiamo altre due. Un altro, ok, ma maledizione, non poteva farmi un bel sorpresone che invece non mi ha fatto e quindi mi vado a beccare queste due uova e per questo video ragazzi direi che è tutto, se vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di Pistolera e quanto secondo voi ha rovinato Castle Clash, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.